Graziella, passa per il giro. Buonasera. Salve, buonasera cara. Buonasera. L'ho vista sul filmato. È vero? Sì, sì, grazie. Abbiamo la webcam, li salutiamo tutti. Hola. Li salutiamo tutti e siamo in buonasera. Potenza. Buonasera, con buonasera. Questa bellissima Giulietta. Una cadette. Parliamo della Polizia in Crimine alla Regia Sol, che è il film che lei ha interpretato. Ecco, ieri Castellari ci ha parlato ovviamente della sua esperienza da regista, sì. anche sorridendo delle difficoltà che ha trovato per girare in certi posti del centro storico. Sono stato molto divertente, molto simpatico. Io vorrei che invece lei ci parlasse della sua esperienza in quel film, qua a Genova, e del rapporto che ha avuto con Genova. Ecco, sì, facevo sempre la parte della bella ragazza da bene e non troppo, a quanto pare. Vabbè, che faceva sempre una fine bruttissima. Cioè, io in tutti i film ho fatto delle fini... È morta tante volte, eh? Sono morta tantissime volte e credo che mi abbia allungato la vita, sinceramente, perché tutte queste morti alla fine forse fanno... Devo dire che è così, anche molto lunghi questi preparativi, perché quando si muore di pomodoro così devono scoppiare queste bulle di pomodoro, sono delle vescichette di pomodoro e si hanno delle piccole cariche esplosive addosso, ma piccole cose, che si tiene un pulsante in mano e quando il regista lo dice, e devi farlo bene perché se non lo fai bene poi bisogna ricominciare tutto, è un disastro. Queste vescichette scoppiano e fanno uscire questo sangue. Quindi si hanno queste munature, come si può dire, armature di materiale plastico con delle piccole vescichette di colorante che devono scoppiare al momento in cui si muore. E a proposito, dicevo, di quel film lì, del rapporto con Castellari, del rapporto con Franco Neri, cosa ricorda di Polizia in Crimine alla Regia Sol? Intanto io ero molto più giovane di loro, quindi avevo solamente un rapporto lavorativo e legato al periodo in cui ero su scena. Ero molto coccolata, questo è vero. Mi tenevano come anche fossi un portafortuna del film. E io ne approfittavo perché mi facevo coccolare, ero contenta di essere in mezzo a loro. Molte scene, per esempio quella scena lì dell'uccisione, questa scena qui, l'abbiamo girata dietro via 20 settembre. E l'abbiamo girata, per poterla fare, l'abbiamo girata dalle 2 alle 5 della mattina, perché sennò avremmo avuto dei problemi, perché è una zona molto frequentata. E quindi l'abbiamo dovuta girare di notte, d'accordo, ma poi l'abbiamo dovuta girare a degli orari anormali, perché lì più o meno sono tutti uffici, quindi non creavamo dei fastidi per la gente intorno, e perché comunque sparavano, si uccideva, cioè c'erano comunque abbastanza movimentati. E mi ricordo questa cosa strana, di non usuale, di dover lavorare fuori orario. Rapporto con Castellari, quindi paterno, diciamo. Tutti i rapporti con gli
gli artisti sono stati paterni e da parte mia ha sempre occhi molto ben spalancati, perché volevo imparare il più possibile e nel più breve tempo possibile. Lì Galeani, io l'ho scritto perché qualcuno magari me lo sarei potuto dimenticare, anzi sicuramente, ha lavorato con Lizzani, ha lavorato con Damiano Damiani, ha lavorato con Dino Risi, ha lavorato con l'Attuada, con Pasquale Festa Campanile, con Bava, con Fulci, con Claude Pinotot, tra l'altro, con un'importante regista per la televisione francese. Insomma, ha lavorato con registi di altissimo livello. C'è stato un regista tra questi, uno o più registi, che l'hanno colpita di più, con cui ha avuto più da imparare, diciamo? Tutti, perché, ripeto, il più importante è sicuramente Luchino Visconti, perché Luchino Visconti comunque mi ha insegnato una marea di cose, è normale che fosse così, ero giovane, quindi ho seguito il più possibile. Silvio Narizzano, un regista canadese, mi ha insegnato un modo di fare il cinema diverso, perché essendo già con delle... movimenti di camera diversi. Noi all'epoca, negli anni 68-70, la camera era fissa, era come questa. Non c'era poi magari una specie di trenino con la camera che si muoveva. Silvio Narizzano, quando abbiamo fatto Senza ragione, già si muoveva con mezzi, diciamo, moderni, cioè la camera era più volante, era spesso e volentieri legata a una persona che si muoveva nello stesso tempo in cui la camera fissa faceva altre riprese. E quindi era più, diciamo, stavamo andando verso il cinema moderno, quello di oggi, che adesso fra un po' sarà coi droni, no? Perché ormai le più belle riprese sono quelle fatte con i droni. Già in parte adesso è già così. Quindi... A proposito di Baba Yaga, perché tra tutti i film, tra i tanti film che ha fatto... Personalmente, forse sarà perché sono appassionato di fumetto, è il film che mi colpisce di più, che mi colpì di perché più. Perché era di Guido Crepax. Perché era di Crepax e perché era anche il tentativo di creare nello schermo un modo altro per far vedere il fumetto. Sì. Tra l'altro c'era anche una mostro sacro anche del cinema americano, come Carol Baker, insomma. Carol Baker, sì. Ecco, volevo parlare un po' di quel film. Intanto Corrado Farina, che è una persona meravigliosa, che ha saputo fare un capolavoro facendo, perché ancora oggi Baba Yaga, quando passa nei cinema d'essè, è ancora un film cult, quindi la gente lo va a rivedere, addirittura è stato restaurato. Io sono andata a Pietrasanta 2 anni fa per la proiezione del film restaurato, quindi vuol dire che comunque è un film che ha fatto epoca e che merita. Così come gli effetti speciali che erano presenti nel film, ugualmente bisognerebbe ricordare un altro grande regista, che è Mario Bava. Mario Bava ha avuto una storia nella filmografia importantissima, un regista che è scomparso, col quale ho avuto il piacere di fare 5 bambole per la Luna d'agosto. Anche questo è un film che tra l'altro poi è stato riscoperto. Sì, perché sono dei classici, ci sono degli interventi anche di cinematografia importanti, proprio di tecnica cinematografica. E quindi sono film da non perdere, da andare a rivedere, ecco. E come si spiega che la riscoperta di questi film? Perché anche il filone che era tanto bistrattato, appunto, del giallo horror, lei ha citato 5 bambole per la Luna d'agosto, ma poi anche Una lucertola con la pelle di donna, lei ha girato... Perché forse erano forse troppo avanti allora per quel tempo? No, perché Enzo G. Castellari, così come Mario Bava, così come Corrado Farina, sono dei grandi uomini. Hanno fatto il cinema e magari all'epoca non hanno avuto il successo che meritavano, però hanno presentato delle opere con delle tematiche importanti. E quindi è ovvio che vanno riscoperti. Non sono riscoperti solo per il piacere visivo, sono riscoperti per il piacere del lavoro che c'è stato dietro.
della ricerca meticolosa nel caso di Corrado Farina, il thriller di Mario Bava credo che non abbia uguale ancora Mario Bava oggi. È un maestro, considerato nel mio mente un maestro, anche da, anche da Dario Argento, voglio dire. Certo, insomma, cioè, che... sono persone che hanno comunque lavorato con umiltà e hanno prodotto dei lavori bellissimi. Io sono fiera di aver lavorato con loro, anche se, ripeto, l'ho fatto a un'età talmente tanto giovane che ero considerata una mascotte, cioè ero considerata il portafortuna, cioè andavo al trucco, poi venivo, poi giravo la scena, basta, ok, arrivederci, la sera mi riportavano a casa e era tutto a posto così, quindi non vivevo la loro vita con loro, perché ero comunque 20 anni più giovane. Lei ha girato negli anni 70, no? L'ultimo film nel 70, poi forse ha fatto qualcos'altro in Francia qualche anno, sì. nell'82-83. Credo erano 77-76 film con Pierino, la dottoressa sotto lenzuolo. Questo qui non me lo ricordavo. Se devo chiedere, poi lei ha smesso. Sì. Perché? Perché non volevo più che la mia immagine inducesse in errore, intanto. Prima di tutto perché ho attraversato un periodo molto difficile della mia vita quando mi sono separata con Carlo. Una parte del cinema purtroppo mi ha chiuso le porte perché era il cinema di serie A, era la loro competenza e quindi io non sono riuscita più a fare i film che avrei voluto fare. Magari mi sono state tagliate delle parti per le quali io tenevo, che erano importanti, e nello stesso tempo purtroppo mi è mancata mia sorella, ha avuto un brutto incidente, questa cosa ha inciso molto nella mia vita e mi ha fatto fare degli errori. E questi errori, la mia immagine non volevo più che fosse propagandata, perché non mi piacevo io, non mi piacevo l'esito che avevo fatto della mia vita e non volevo che la mia immagine apparisse. Ma nel senso che lei si è sentita usata? No, non volevo che la mia immagine inducesse altri in errore, perché all'epoca anche, si deve dire, sì. Non so se vi ricordate, negli anni 68, volere potere, l'immagine veicolante di una verità, quindi bisogna essere veri dietro quell'immagine, bisogna rappresentare se stessi al meglio. Se uno crede in queste cose, in quel momento lì io non mi sentivo all'apice della... cioè non mi sentivo veramente proprio giusta. Da essere comunque amata o guardata da altri. Ritenevo che ci fossero delle pecche, delle cose che dovevo mettere a posto, guarire o sanare. L'ho fatto, però l'ho fatto uscendo dal cinema. In tutti questi anni non le è mai venuto voglia di tornare? Ha mai avuto delle proposte, delle nuove delle proposte no, di film? No, non ho mai avuto delle proposte. Ma non hai mai pensato di tornare? No, mi hanno invitato per delle rassegne, per delle cose come avete fatto voi, gentilmente. Questa sicuramente sono cose che mi fanno molto piacere. Adoro la telecamera, quindi adoro il cinema, è certo che è un amore che non perderò mai. Ritengo che adesso il mio viso sia giusto, quindi posso tranquillamente esporre la mia immagine, che non creo problemi a nessuno. Quindi potrebbe farlo? Potrei farlo, però non, anche l'età avanza, se c'è qualche ruolo di nonna lo posso fare volentieri. No? E nella sua filmografia c'è un film a cui uno più due, tre, qui si sente più legata rispetto ad altri, anche perché abbiamo parlato di generi, però lei non ha fatto soltanto generi, magari sì, mi sento molto legata a Baba Yaga, mi sento molto legata a Senza Ragione, mi sento legata per questione proprio di affezione a Marco il poliziotto a Spada per primo, che è stato girato qua a Genova, per l'amicizia che nutrivo nei confronti di Franco Gaspari e di sua moglie, che purtroppo poi lui ha avuto un incidente poi prima è finito sulla sedia dell'hotel e quindi sono comunque film che si ricordano. Morte a Venezia per diciamo l'apertura mentale che mi ha dato, perché sicuramente tutti i film hanno comunque qualcosa che ha insegnato, no?